Coppia molto affiatata di amici e artisti. Gli Audio 2 debuttano esattamente 20 anni fa e suscitano grande attenzione in Mina. Proprio Mina lancia il Sorelle Lumière interpretando un loro brano, Neve. Giocando con parole e note, compongono suggestive melodie che incantano la Tigre di Cremona. La grande Mina fa sue anche le melodie Sì che non sei tu e Raso. Successi che rendono maturo il passo del primo album in proprio. Audio 2 raccoglie 10 brani originali, vittoria del prestigioso Telegatto come miglior gruppo rivelazione dell'anno. Meraviglioso. Il primo ricordo, anche se sembra difficile come dire, capirlo, insomma, rispetto, diciamo, appunto al mio primo incontro con la musica, risale a quando avevo un anno e mezzo, che sulle gambe di mio zio, lui suonava il pianoforte e io cantavo, accennavo un pezzo, mi pare, di Polanca. Faceva tipo ogni volta che torno, se non vorrei più partire, una cosa del genere, ed ero piccolissimo. Chiaramente è stato un momento così, no? Insomma, molto, molto tranquillo. E poi, a parte alcuni ascolti, insomma, infantili, intorno ai 13 anni, cominciai a sentire un po' i primi dischi, no? Dei primi anni 70, sia italiani che inglesi, americani. E fui da una. Insomma, in Italia fui folgorato da Battisti, naturalmente, come penso il 95%, insomma, degli italiani. Credo, spero che sia così, ma sono certo che sia così. Era chiaramente una passione nascosta, no? Che stava da qualche parte e poi è stata stimolata da artisti, insomma, con tutti i crismi. Ecco. La prima chitarra acustica in assoluto l'acquistai, era usata, da un mio amico, un bravissimo chitarrista classico. Io avevo, credo, 15 anni, e la pagai 10 o 15 mila lire. Dopo qualche anno, mi pare nel 79, mia madre mi regalò una imitazione di una Fender Stratocaster, che mi ricordo, mi pare fosse una Gerson, ecco, insomma, 1979. Fin da piccolo, insomma, mi piaceva vedere la TV, Canzonissima, con Mina, Ornella Vanoni, cioè c'era mia madre che piaceva Mina e mio padre Ornella Vanoni. Poi, ironia della sorte, insomma, il più grande, non mi sarei mai sognato di poter collaborare poi con questa grandissima artista. Quindi è avvenuto da piccolo, poi sviluppato nell'età adolescenziale, negli anni 70, appunto sentendo i grandi gruppi dell'epoca, parlo di Pink Floyd, di Queen, la PFM anche, insomma, a livello italiano, poi Lucio Battisti, Lucio Dalla, insomma, negli anni 70 secondo me sono stati veramente un faro per tutta la musica mondiale e non soltanto italiana. I miei zii mi hanno esortato, in particolar modo mia zia Clara, mi ha dato la possibilità, mi esortava, mi incitava, appunto. E poi mio zio mi ha comprato la mia prima chitarra nel 75, insomma, avevo 14-15 anni e di lì a poco mi sono incontrato con Gianni, perché appunto stavamo nella zona. La cosa che ci ha accomunati e ha fatto sì che condividessimo la passione e anche l'applicazione per la musica, innanzitutto penso sia il fatto che siamo coetanei, insomma, abbiamo forse circa 2 mesi di differenza, quindi, insomma, si vivevano quei famosi bellissimi anni 70. E, però principalmente noi abitavamo, insomma, nello stesso corpo di fabbrica, cioè nello stesso palazzo fabbricato, e soltanto che si entrava in pratica da due portoni differenti, no? E quindi abbiamo frequentato la stessa scuola, l'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi a Napoli, e quando c'erano dei momenti forti, insomma, a Napoli si chiamano, quando non si va a scuola si dice fare filone, insomma, no? O marinare la scuola, ci incontravamo e ci sedevamo nell'androne del palazzo con queste chitarre acustiche
e cominciavamo a giocare, io canto, tu suoni, scrivo i pezzi, no, sì, chiaramente erano dei pezzi, dei brani a dir poco, cioè, inascoltabili, perché adolescenziali, esatto, una scrittura molto semplice, però da lì è partito tutto, insomma, a parte qualche partita di pallone, di calcio, insomma, che abbiamo fatto insieme, nelle strade del quartiere in cui siamo cresciuti, e c'erano spesso questi incontri. Poi, dopo un paio d'anni circa, credo, abbiamo formato un gruppo nel 78, I Chiari di Luna, questo era il nome di questo gruppo, e abbiamo cominciato, a parte a fare diverse cose nel locale, insomma, però eravamo il gruppo base dell'oratorio Salesiani di Napoli, il Don Bosco, sì. E quindi allietavamo le serate sia musicali, accompagnavamo degli attori, le cose teatrali, insomma, facevamo cose molto divertenti, insomma, un po' l'età, un po' il periodo, bellissimo, insomma. Vorrei aggiungere appunto due cose su quello che ha detto poc'anzi Gianni sui i Salesiani Don Bosco, in questo caso di Napoli, e sono stati molto importanti per noi, perché siccome non avevamo una lira e non sapevamo nemmeno di che colore era fatta la chitarra elettrica o la batteria, insomma, il basso, il gruppo era formato da me, lui e un nostro amico Pasquale e mio fratello al basso. E ci hanno dato la possibilità lì veramente di fare i primi passi, di capire il contatto col pubblico, di incominciare a provare. Non sapevamo veramente cosa significasse una sala prove, ecco. Quindi c'erano dei turni, tu andavi lì e veramente ci hanno dato il là proprio per fare questa professione. La collaborazione con Mina prosegue a suon di successi. Nella raccolta Canarino Mannaro, gli Audio 2 duettano per la prima volta con la cantante di Cremona interpretando Rotola la vita, e poi Non è niente nell'album Pappa di latte. Firmano Non c'è più audio, brano di punta della raccolta, Naufragati e Metti uno zero. Il secondo album personale, E uguale MC al quadrato, conferma un successo divenuto travolgente. Il brano Alle 20 diventa un tormentone radiofonico e porta l'album a sfiorare le 200.000 copie vendute. La loro capacità è raccontare in musica la quotidianità. Li sceglie Leonardo Pieraccioni per scrivere la colonna sonora dei Laureati, travolgente pellicola d'esordio del regista e comico toscano. Meraviglioso. L'incontro con Mina è stato un incontro fondamentale, risolutore, anche rispetto al fatto che io ed Enzo abbiamo provato a girare tutta l'Italia con i nostri provini, i nostri demo, credo per 14 anni, 13-14 anni, insomma, 78-79, fino ai primissimi mesi del 92, ormai quasi esausti. Nel treno fu l'idea, fu sua, devo dire. Sì, è vero, eravamo insieme, insomma, dopo uno di quei tanti giri inutili dove le porte in faccia si moltiplicavano, insomma, in continuazione, noi avevamo scritto una canzone, Neve, che poi per fortuna è diventata famosa, e tornando col treno sulla tratta Milano-Napoli, è come se avessi avuto una visione, in sostanza. Cioè, io l'inciso, ma sei come la neve, è come se avessi visto Mina, l'immagine di Mina che lo cantava, con i suoi capelli ricci dei primi anni 70, insomma. E di senso, che ne pensi di questa cosa? Questo ormai, pezzo è idoneo, secondo me ce l'abbiamo il pezzo ormai, di Mina. Ormai qui, insomma, non ci vuole nessuno, io questa cosa non riesco a capirla. Anziché rivolgerci ai discografici, cosa abbiamo fatto per oltre 10 anni, come dicevo prima, pensammo di rivolgerci a un artista, a una persona che concettualmente, non è che è una verità, ma teoricamente dovrebbe avere una sensibilità più spiccata rispetto a quello che noi ritenevamo valido. E quindi così facemmo, inviamo una cassettina con dei brani, dopo neanche 40 giorni Mina chiamò a casa mia, lei direttamente, in prima persona. Io non ci credevo, pensavo fosse un'amica che volesse fare uno scherzo, no? Perché quindi lei chiamò e disse che le piaceva Neve, insomma, voglio dire, per stringere da lì a 5-6 mesi questo brano fu il pezzo appunto di singola di un suo album Sorelle e Lumière, che uscì verso la fine del 92 e andò primo in classifica, quindi si può immaginare, insomma, no? Due autori che sperano di fare questo lavoro anche per tutta la vita, insomma, o almeno per un bel pezzo della vita, improvvisamente si parte con Mina, ecco. Ricordo con simpatia anche il primo incontro che abbiamo fatto con lei, fu appunto poco dopo l'uscita di Sorelle Lumière, andammo lì a Lugano e arrivò Mina, ce la presentò Massimiliano Pani,
E noi, molto timorosi, gli davamo del lei e lei diceva: ragazzi, datemi del tu, per favore. E noi, ma lei... Insomma, siamo stati 3 ore a dire sempre lei e lei a riprenderci puntualmente di dire, dicendo: datemi del tu, per favore, al primo incontro. Grande. E ricordo benissimo, al telefono mi disse, perché telefonò me, insomma, ecco, capitò che chiamò me a casa, mi disse: vorrei incidere questo pezzo perché secondo me è un pezzo che mi piace, un pezzo bello. Una pausa di 2 secondi, che cosa ne pensi? Quindi, insomma, si può immaginare, non è un ragazzo che sta all'altro cavo del telefono, insomma, Mina che ti dice che cosa ne pensi. Quindi, insomma, non riuscivo a trovare parole, no? Su quale fosse in quel momento il mio entusiasmo. E ripeto, fu una cosa velocissima, poi ci agganciamo, immediatamente ci mettiamo in contatto con il figlio di Mina, Massimiliano Pani, che poi è stato il nostro produttore per 10 anni, insomma, no? E disse: ragazzi, mandateci un po' di pezzi, un po' di brani, se avete altre cose, mandatele. Noi le mandammo e infatti dopo Neve, da lì a poco, lei incise un altro brano che si chiama Raso, che non è non è molto famoso, però penso che sia un pezzo molto bello. Molto amato dai fan di Mina. Molto amato dai fan di Mina. Molto amato. E tra la top 10 praticamente delle preferenze dei fan di Mina, piace molto questo brano, che tra l'altro è andato in Platinum Collection di Mina, è stato messo. Ed è un brano, secondo noi, molto molto bello. Era il 1993, appunto, quando Massimiliano Pane decise di incidere il nostro disco con 10 brani inediti. E non fu molto difficile, perché io ricordo ne inviammo circa una quarantina. Sì. A Massimiliano per fare una scelta, ma ne avevamo altri 200-250, insomma, nel senso che scrivendo, essendo autonomi sia come scrittura, composizione musicale che testi, chiaramente c'era un sacco di pezzi. Non c'è stata nessuna idea circa, né per quanto riguarda appunto le sonorità, gli arrangiamenti di quel disco, né tantomeno per la voce, perché qualsiasi brano mi venisse proposto, insomma, canterei con questa voce. E se magari non sai che quel pezzo è di un altro autore, potresti anche pensare che è di Battisti, o magari è degli Audio 2, perché, voglio dire, indubbiamente, essendo cresciuti ad Enzo negli anni 70, quindi eravamo adolescenti, abbiamo acquisito sicuramente una scrittura stilistica, un certo modo di pensare, ma io credo che questa cosa abbia influenzato, non dico il 100%, ma il 99% degli artisti italiani, sicuro. Anche quelli più bravi e più blasonati di noi, soltanto che chiaramente non c'è mai stata una grande evidenza in certe cose, perché è chiaro che la vocalità, non essendo somigliante, magari non ci pensi, non ci fai caso. Quindi non c'è mai stata una volontà oggettiva di fare chissà cosa. Ormai sono 20 anni che lo ripetiamo, e per fortuna poi sono le canzoni quelle che contano, e i nostri fan ci hanno dato ragione, perché insomma, abbiamo conseguito in questi anni diversi dischi di platino, forse 7, 8, non so, come Audio 2. Quindi penso che questa sia una giusta dimostrazione del fatto che è un fatto innato, insomma. Tant'è che all'epoca, comunque, dopo 2 o 3 mesi che era uscito questo album, uscimmo, andammo a fare uno showcase a Sanremo, durante il Festival di Sanremo, non a Sanremo, non ci siamo mai stati. Nella città di Sanremo. Nella città di Sanremo, nel senso che facciamo uno showcase in un hotel dove ci siamo mostrati, ecco, subito, immediatamente, perché noi all'epoca vivevamo una situazione un po' ovattata, nel senso che noi lavoravamo negli uffici, facevamo un lavoro, diciamo, di impiegati, in quanto con la musica non si riusciva a campare. Quindi quando capitò questo grande successo, lo vivevamo un po', non capivamo esattamente cosa stesse succedendo. Quindi la nostra assenza era dovuta, nei 3 mesi, il grande successo, la nostra assenza era dovuta anche per impegni che avevamo. A che decidemmo immediatamente, quando capimmo che c'era questo dubbio sulla paternità di chi fosse questo album Audio 2, abbiamo fatto questo showcase a Sanremo, dove mi ricordo che venne Renato Zero, Loredana Bertè e mezzo cast di Sanremo dell'epoca, e ci fecero veramente grandissimi complimenti. Questa è stata la prima nostra grande soddisfazione. E pensarci vorrei ancora un po',
Noi siamo impauriti da quest'angelo, a pensarci è così, chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più dov'è. Solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente, solo nella mia mente, son vago nella mia mente. Il terzo lavoro discografico degli Audio 2, Senza Riserve, è un album realizzato senza compromessi né vincoli stilistici. Ancora Pieraccioni, per il suo nuovo film Il Ciclone, vuole il brano È tutto più grande e Mina che interpreta il loro brano Acqua e sale. Tra collaborazioni intense e sperimentazioni, gli Audio 2 compongono l'album personale di inediti Mila. Incidono due raccolte, un Greatest Hit e Sorrisi e Canzoni, che propone la rilettura di brani composti nel corso degli anni e affidati alla voce di Mina. Nel 2008 l'incontro con Mogol, nasce una importante collaborazione. Mogol Audio 2 è il titolo dell'album con i testi dell'autore storico Di Battisti e le musiche intense del travolgente duo napoletano. Meraviglioso. La stazione, l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa, c'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul mondo. Già lì a portata di mano ed una musica vola come un giro di lancette che si sa sono posti insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì, lo sono quelli che vedo. Titolare un album, quindi il nostro secondo album nel 95, che prima era del 93, con quella forma, infatti in copertina abbiamo anche ripreso, diciamo, l'immagine, anche se di spalle, di Einstein, e più che altro per una forma scaramantica, perché il primo nostro album rappresentava in copertina, diciamo, un disegno del faccione di Einstein. E quel disco vendette 200-300 mila copie, non mi ricordo più. Quindi da buon napoletani decidemmo di restare sull'onda fortunata e quindi riutilizziamo quella formula.
anche se comunque un certo senso poi intrinseco, insito, ce l'ha in pratica, no? Insomma, siccome mi pare di ricordare che E uguale MC al quadrato significhi energia uguale massa per accelerazione al quadrato, quindi una sorta di esponenzialità, no? Un senso logaritmo, insomma, ascensionale, che è un po', diciamo, la volontà, il desiderio e l'impegno che Enzo abbiamo profuso negli anni appena precedenti, con i risultati immediati che avevamo in quel periodo. Quindi ci sembrava la formula più azzeccata, la formula giusta più azzeccata per rappresentare quel disco. E in quel disco c'erano canzoni che forse sono diventate anche più famose di quelle contenute nel primo album. Sì. E, prima di tutte, Alle 20, o Sono le 20 come tanti la chiamano, perché volgarmente parlando, e Io, Te, un brano che poi anche Mina, in un disco fatto poi qualche anno dopo, ha ripreso, e Rotolo la vita, una nostra canzone incisa precedentemente da Mina, è fatta anche in duetto, è fatta anche in una versione spagnola da Vueltas la Vida, però mi pare distribuita soltanto in Spagna, insomma, nel mercato sudamericano, mi pare di ricordare. Quindi sono venuti fuori almeno tre pezzi, tre canzoni forti. Dentro Ogni Cosa. Ah, Dentro ad Ogni Cosa pure. È stato il secondo singolo. Fu il secondo singolo di quell'album. E, insomma, un grande album, è stato un ottimo album, anche di vendita, insomma, è stato benissimo. E c'erano veramente dei grandissimi pezzi. Speri che stavolta sia per te la volta buona e apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà al rovescio. Salgo 100 piani ed arrivo fino al K2. Giù come le piccole formiche e ancora più in alto su col dito puntato laggiù, sei quasi infallibile. In quegli anni abbiamo fatto appunto E uguale MC al quadrato, poi Senza Riserve, che simpaticamente l'anno dopo nel 96, simpaticamente Senza Riserve abbiamo messo un biliardino. Il biliardino ha 11 calciatori inamovibili e quindi insostituibili, in quanto sono tutti protagonisti. E queste nostre, volevamo simboleggiare appunto le nostre 11, ovviamente, canzoni che contenevano in Senza Riserve questa bellezza di tutte le canzoni. Ecco. Lì abbiamo fatto un po' dei testi un po' più ricercati, abbiamo parlato anche del sociale in quell'album. Abbiamo parlato in un pezzo, Io sono normale, che poi è stato ripreso dopo un po' della pazzia. Simone Cristicchi l'ha ripreso qualche anno dopo, insomma, questa tipologia del, tra virgolette, disabilità, insomma. Poi abbiamo parlato Alza le mani, che parla un po' di, non, di picchiare. Insomma, Innalza le mani. Innalza le mani, nel senso che con un gesto solo tu puoi far vedere il tuo dissenso senza, insomma, metterla addosso a qualcuno, insomma, il dissenso verso tante cose. Manifestazione gestuale, va, mettiamola in questo modo. Va. Nella colonna sonora che scrivemmo per il film d'esordio di Leonardo Pieraccioni, Laureati, utilizzammo spesso Io, Te, che Pieraccioni praticamente all'inizio gli piaceva questa canzone, però diceva sì, la storia d'amore con la cucinotta, però poi non va a finire a una concretizzazione, quindi non lo vorrei col testo. Alla fine raggiungemmo un accordo di me farlo soltanto musicale, in varie salse. Doveva metterlo una volta nel film, in una sola scena, l'ha messo 7, 8, 10 volte, non lo so, ho perso il conto, ma l'ha messo dappertutto, perché disse è troppo bella. Tu vieni prima di tutto, tu vieni prima del mondo, tu sei la sola che mi trattiene.
giù in un respiro profondo. Tu vieni prima di tutto, tu esci fuori dal mucchio, tu sei la nota felice, suonerai, ti ascolto anche ad orecchio. Tu sei la vita che c'è, l'estate azzurra sei, la spiaggia aperta che si chiude a vista solo su te. Nel 1998 succede che dopo 40 anni di attività artistica individuale, cioè di Mina e di Adriano Celentano, improvvisamente decisero di cantare, di pubblicare un disco con 10 canzoni inedite, tutte cantate in duetto. E noi avevamo l'onore, la fortuna, e anche perché eravamo lì, insomma, di partecipare a questo album con tre nostre canzoni scritte da noi. E le cito, sono dove due erano delle cover, quindi Specchi riflessi, incisa da noi 4 anni prima nel 94, Io, te, appunto, no, per ritornare a Pieraccioni, incisa nel 95, ed Acque e sale, una canzone che, per la quale io ringrazio Dio di non aver deciso di farla, insieme ad Enzo, 2 anni prima. Infatti lo volevo picchiare, insomma. 2 anni prima, e lui era sinceramente anche un po' contrariato. Molto. Dice Gianni, perché nel 96, nel nostro terzo album, Senza riserve, facendo la scelta dei vari pezzi, c'era anche Acque e sale, scritta più o meno in quel periodo. Sì. E io non so, veramente non so, per quale motivo mi ostinai a non volerla fare. Poi Massimiliano la propose, anzi ci chiese il permesso, disse posso farla sentire a Mina e Celentano, perché secondo me questo brano è bellissimo. Se voi volete, dovevamo fare il The Best, dovevamo mettere un paio di inediti in questo The Best e noi decidemmo di non utilizzarlo ovviamente a quest'ale. Loro lo fecero sentire, la fecero sentire al piano sia a Mina che a Celentano, che piacque. Acque subito, praticamente, innanzitutto a Mina, per primis. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te che ho bisogno, io non voglio di più. Acque e sale, mi fai bere con un colpo, mi trattieni il bicchiere, non mi fai. Se mi vedi in un angolo, ore d'ore, ore piene, come un lago che soppiove, un po' di meno è uno stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare, amore, tutte le pene. Il 2009 è un anno molto importante perché abbiamo avuto la possibilità, ma direi quasi la casualità, di conoscere e di incontrare Giulio Rapetti Mogol, no? Insomma, non ha nessunissimo bisogno, insomma, di presentazione, e con il quale facemmo un lavoro di 10 pezzi dove io ed Enzo, insomma, scrivemmo le musiche e gli arrangiamenti e lui scrisse i testi. Di questo disco, e fu un disco d'oro. Noi siamo eternamente a scrivere canzoni e abbiamo raccolto diverse idee, sicuramente l'anno prossimo verrà fuori un disco nuovo di brani inediti, insomma. Ecco, ti è piaciuta questa cosa? Sei contento? Bene, contento. 7 note, una scatola magica musicale, un jukebox sentimentale di ricordi, emozioni, passioni che suona per voi. Vi aspettiamo la prossima settimana. Buonanotte.